Ciao a tutti, bentornati sul canale. Oggi siamo a Passo Lanciano, nel Parco Nazionale della Maiella. Continuo la mia esplorazione tra queste montagne segrete, possiamo dire, per me. Sono nuove, sono inesplorate. Volevo raggiungere una capanna molto particolare, scavata nella pietra, e volevo fotografarla con un po' di neve. E in questi giorni ha nevicato molto, però vedo che qui a 1400 metri circa la neve è un po', insomma, non ce n'è molta, per cui sarà sicuramente una piacevole passeggiata nel bosco insieme a Melody. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi subito al canale, mettete un like qui all'inizio del video, così non vi dimenticate poi alla fine. Rimanete con noi, perché quella di oggi sarà una avventura molto gradevole qui nel bosco di Passo Lanciano. Ho lasciato la macchina a Passo Lanciano, in prossimità degli impianti sciistici, ancora naturalmente non sono in funzione, e da lì parte un sentiero molto semplice in prossimità del cartello Letto Manoppello. Si segue il sentiero D1 e poi ci sono delle indicazioni. È molto semplice, il percorso non è molto lungo, si attraversa un bosco misto tra faggi, qualche conifere. È molto bello che c'è un velo di ghiaccio sulle foglie a terra, e ci sono delle foglie che ancora resistono al freddo, c'è qualche macchia di colore qua e là. A livello fotografico bisogna concentrarsi un po' sulle macchie di colore che si possono incontrare, magari retroilluminate da questo sole che ormai quasi a dicembre è molto radente, molto debole, anche se oggi è una bellissima giornata. Si cammina nel bosco su questo sentiero molto gradevole, per la verità, e ogni tanto si incontrano delle formazioni rocciose che anticipano un po' il soggetto della mia escursione. Guardate, questo è un blocco di pietra, un monolite, praticamente è un blocco unico ed è scavato lì come a formare una sedia. Poco più avanti dovrebbe esserci questa capanna che sto cercando, la capanna di Cerrone, e però bisognerà cercarla perché appunto si nasconde proprio dietro le sembianze di un masso in mezzo al bosco. Non si impiega molto dal parcheggio di Passo Lanciano, in circa 20 minuti si segue questo percorso molto breve e si raggiunge la capanna di Cerrone o baracca di Cerrone. È una struttura scavata interamente dentro questo masso di pietra, di roccia, è un monolite che sbuca qui nel bosco, non so perché e non so come mai, però è molto caratteristico. Guardate, è completamente scavato con martello e scalpello. Guardate, c'è qui una piccola porta e l'indicazione è stata chiaramente aggiunta dopo: la baracca di Cerrone, capanna di Cerrone. Ci sono delle incisioni, non so se risalgono magari all'epoca, proprio alla persona che ha scavato questa roccia, oppure magari nel corso degli anni si è aggiunto qualche vandalo che ha voluto scrivere qualcosa qui sulla roccia. Penso di sì, perché vedo delle lettere particolari. Siamo nel territorio comunale di Serra Monacesca, che sta proprio lì sotto, è il luogo dove un qualche tempo fa sono andato a visitare le tombe rupestri. E comunque si tratta di un territorio cosparso di capanne in pietra secco, di strutture pastorali, agropastorali soprattutto.
Ma questa in particolare è diversa perché non è una capanna in pietra secco, ma come vedete è una capanna scavata nella roccia. Veramente incredibile, una sorpresa per me, perché io ne avevo sentito parlare, ho visto qualche fotografia nel corso del tempo, non avevo mai visitato questo posto, tra l'altro molto vicino alla strada. All'interno l'ambiente è piuttosto angusto, molto piccolo, però c'è praticamente tutto, ci sono dei ripiani, c'è anche addirittura un camino per far uscire il fumo e dentro si può accendere un fuoco. Cerrone costruì questa baracca a metà del 1800, non so esattamente le date precise, ve le lascio in descrizione, vi lascerò qualche dettaglio, quando aveva tra 35 e 45 anni, per cui impiegato circa 10 anni a scavare tutto, a svuotare praticamente questo monolite. Io mi concentrerò, voglio creare qualche composizione qui, utilizzerò chiaramente un grandangolo per riprendere tutta la struttura, un po' degli alberi intorno, un po' di fogliame, e insomma per raccontare questo rifugio così incredibile qui nel bosco. Sto cercando qui delle angolazioni diverse, delle prospettive particolari per raccontare questa capanna di Cerrone. La situazione è abbastanza difficile perché siamo in pieno giorno, non c'è fogliame sugli alberi, le foglie ormai sono cadute, sono a terra, e quindi praticamente non c'è neanche molto colore, molto interesse a livello cromatico, per cui forse realizzerò delle fotografie in bianco e nero. Sto utilizzando il grandangolo 7-14 di Olympus, che è una lente di altissimo livello, e a mano libera. Sto qui cercando per adesso la composizione più indicata. Chiuderò il diaframma ad F22, F20 o F18, cercando di trovare un equilibrio tra la diffrazione e l'importanza di documentare questo manufatto. Qualora ci fosse bisogno, utilizzerò un piccolo cavalletto che ho portato in carbonio. Non tanto per avere la stabilizzazione, quanto per trovare la composizione più precisa per fotografare questo manufatto, la capanna di Cerrone. Effettuerò alcune prove e vediamo che cosa esce fuori. Sto percorrendo questo sentiero che in circa 10 minuti mi porterà alla macchina, forse anche qualcosa di meno. Qui il cartello segnaletico indica appunto 10 minuti, ma la macchina è davvero molto vicina, per cui ho deciso di prendere il mio tempo, di godermi la passeggiata, fotografare e documentare questo periodo di transizione tra il tardo autunno e l'inizio dell'inverno, magari qualche macchia di colore sugli alberi, qualche texture qui delle foglie a terra. Ed io vi ringrazio per aver seguito la puntata di oggi fino a questo punto, per averci accompagnato fino alla capanna di Cerrone, che è un posto veramente misterioso, incredibile nel bosco. Così all'improvviso si trova una capanna
di pietra, scavata nella pietra, veramente un posto che consiglio di visitare. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, attivate tutte le campanelle per rimanere aggiornati sulle prossime avventure fotografiche ed escursionistiche. Visitate il mio sito internet perché ci sono delle novità. Ho selezionato le fotografie più belle della scorsa stagione e sono disponibili in offerta per la stampa. Qui, dalla Maiella, per oggi è tutto. Noi ci vediamo alla prossima avventura. Ciao!